pensamento finale incide sulla programmazione. Solitamente. Una squadra però dovrebbe... Il passato di questo giocatore che giocava nelle giovanili, che aveva, se hanno scelto loro questa strada, assolutamente sì, perché nessuno... Abbiamo detto in questi giorni invece che a prescindere per il Milan si andrà a buttare e vuole giocare in Champions League il più a lungo possibile, quindi è chiaro che... Però io credo che il rischio di non qualificarsi in Champions non... Ma non lo so, ma comunque vuole fare la Champions. Quindi chi vince... Io molto forte, ma dobbiamo fare il nostro, quello che abbiamo fatto fino... Dall'Allianz Stadium di Torino un saluto da... ...compromettere la qualificazione in Champions e sarebbe, comunque questa stagione, sarebbe veramente una grandissima delusione. È chiaro che ballano tantissimi Peretti concentratissimi. Sfida fondamentale. Se tanti problemi di formazione, Pioli, che magari non si sono visti nell'immediato. Ho potuto scegliere i loro migliori. La scelta in... lì. Qui c'era un solo dubbio. Anche se già da ieri sera capito dal Parma, e qui Ibra a caricare i suoi. Fisca Valeri, primo pallone giocato dalla Milan, comincia lo spareggio per andare in Champions. Ma partendo da destra all'andata, ne ha due addosso, palla in mezzo. Alessandro prova a girarsi, chiuso, Bennacer la mette in calcio d'angolo. Possesso pallo prolungato della Juventus con Bentancur che si muove molto per... Quadrado che non riesce a sfondare, Salimankers fa ripartire il Milan. Intervento duro, sul primo pallo attacca Morata, il pallone passa. Poi il tiro al volo di De Ligt. E la Juve ha 3 minuti giocati. Raddoppiato la Juve, Ronaldo. Sterza Ronaldo, adesso spazi intasati. Pallone a cercare Morata, l'anticipo di Tho, anticipato McKenny. Pallone ributtato in mezzo, De Ligt belga. Si propone Çalhanoğlu, guizza di Çalhanoğlu, lo chiude benissimo Chiellini. Çalhanoğlu lo travolge, l'esperienza di Kina. Il cross di Bennacer, a cercare Ibra che stacca, sponda, ma non c'è nessuno nel cuore della... Hernandez, buon controllo di Salamakers, pallone per Ibra, si coordina Ibra, palla in mezzo a cercare... Da parte del Milan anche l'impostazione a tre, allora categorico Pioli... Questo... Hernandez lo punta Quadrado, serie di finte di Quadrado che è in area di rigore, prova ad accentrare... Ibra, stacca Chiellini, fuori gioco di rientro di Ibra... Alessandro, tra le linee Ronaldo, il controllo non è perfetto, si è allargato a destra Brindias... Çalhanoğlu va da Ibra, a destra c'è Brindias, Ibra arriva a zona tiro, carica il destro, Çalhanoğlu la gira, Brindias è chiuso, cerca il guizzo Brindias, parte il tiro, palla alta sopra la traversa, bordo campo Juve, Giovanni Guardalà. Dato riscontro Ronaldo Hernandez, il fallo del portoghese, il calcio di Kenny lo disturba, chiede l'1-2, attenzione a Brindias, a zona tiro, Brindias, centrale, para Szczęsny. E Milan sta venendo. Bentancur è inseguito da Çalhanoğlu. Si perde il pallone Çalhanoğlu, lo recupera, cerca il guizzo, punta De Ligt. De Ligt con calma prima dell'arrivo di Ronaldo, il suo rilancio a vuoto Ibra. De Ligt del tocco corto per anticipato Cristiano Ronaldo, la mette giù Kier, rischia Kier sulla pressione, malinteso con Çalhanoğlu, attenzione a Ronaldo, è uscito Donnarumma, la porta addirittura è vuota ma Donnarumma riesce ad arrivare sul pallone. Pallone troppo per fatto spazio Alessandro, ancora Ronaldo, Alessandro. Di nuovo Alessandro che va in percussione in area di rigore, sfonda il brasiliano, in tre di blocco a liberare De Ligt, pallone in mezzo, vuoto Donnarumma di testa Chiellini, palla fuori. Okay. Prebene per Ronaldo che parte dalla posizione che predilige, lo punta e a profondo Calabria, pallone fuori dalla portata degli attaccanti, mezza Premier League che lo vorrebbe. Cristiano Ronaldo. Bentancur che va in percussione, Bentancur, zona tiro, Bentancur, il tiro respinto. Troppo lento, troppo arretrato il passaggio di Brahim Diaz che secondo me... Kier, Bennacer, Kier si allarga che sì, pressato da Chiellini, pallone in aria per Ronaldo. Lo difende Ronaldo alla pressione di Tomori che lo ferma. McKennie, Hernandez in area di rigore, Hernandez cerca il tiro, Alessandro salva. È straordinario il salvataggio. Kier non è riuscito ad arrivare, neanche che sì. Insiste il Milan però guizzo di profondo a cercare Morata, il pallone diventa buono per Chiesa, fortunato nel rimpallo Calabria. Bennacer pressa la Juve, Calabria stacca Ibra, vince il duello aereo pro De Ligt, del tocco di Hernandez al secondo valore. Polemico Ibra con il quarto uomo, quarto uomo che è Juan Lucas Sacchi. Bentancur è orizzontale.
prova a partire questo McKennie, irresistibile Hernandez che entra in area di rigore, il tiro deviato da De Ligt, non si fa sorprendere Szczęsny. Calhanoglu affonda, Calhanoglu palla larga ancora per Salemakers, rimancia molto bene Brahim Diaz, Guizzo, Brahim Diaz zona tiro, prova Brahim Diaz, rete, Milan in vantaggio con un grandissimo gol di Brahim Diaz. È un gol bellissimo, Maurizio. Sembrava avesse perso il tempo di poter calciare di prima intenzione sulla palla respinta da Szczęsny. In realtà, nonostante fosse a contatto con un avversario, si è spostato la palla, ha calciato fortissimo all'incrocio dei pali. Un giocatore la gara, mentre la Juventus non è salita. McKennie, palla all'interno della rigore, Morata, grande tacco, Bentancur, Donnarumma ci arriva. Quel pallone che schizza addosso a Bentancur. Bentancur sbaglia l'appoggio, Ronaldo, ma viene ignorato il pallone per Bentancur. Toccato pochissimi palloni. In verticale per Ibra. È partito Ibra, ma si alza subito la. Parte il cross di Bentancur, palla sul secondo palo dove si coordina Chiesa. Quadrado, palla all'interno dell'area del gol a cercare Bentancur. Parte Calabria. Guizzo di Calabria, ha superato Bentancur, poi cerca male su Bennacer. Brahim Diaz cerca il Guizzo, Brahim Diaz al limite prova sfondato, scelto invece Morata, ancora una volta, chi era a chiudere? Poi Calabria, toccato duro, l'intervento è falloso. Cerca un lungo linea, Chiellini in anticipo, Ronaldo la gira di prima, Siso, Brahim Diaz non lo tengono, palla al limite, ancora Brahim Diaz, chiuso! Chiedono un fallo di mano ai giocatori della Milan, tutto regolare per Valeri. La rincorsa di Kessi, Kessi Szczęsny! È raro vedere che si sbro. Comunque è devastante Brahim Diaz. Quadrado per il cross, palla in mezzo. Non riesce la deviazione a Morata. Al volo Rabiot. Lo va a chiudere il Quadrado. Lo punta Hernandez, lo abbatte Quadrado. L'intervento è falloso. Calcio di punizione. Lo recupera però molto bene Salemakers. Lo perde sulla pressione dei cambi. Duello di forza. Ibra, De Ligt. C'è fuori gioco di Ibra. Raccoglie Valeri, caressa il gioco, bordo campo Milan, Pepe Di Stefano. Per De Ligt su Rebic. Arriva Quadrado a sostegno, le finte di Ronaldo. Ronaldo col sinistro! Si è liberato bene, ma ha calciato male. Si avvicina a Salemakers. Sul pazio per Rebic, dentro a cercare Calhanoglu, l'uscita di Szczęsny. Tempi spazi strettissimi. Poi il tacco ancora a liberare Brahim Diaz. Arriva il raddoppio di marcatura. Morata, doppio passo. Il cross troppo sul portiere. Testa Tomori. Tantissimo, la gira. Un rimpallo. La palla resta lì. Prova ad arrivare Chiesa. Pallone che arriva a Kulusevski. Cerca il guizzo. Kulusevski, palla sul sinistro. Cerca un appoggio. Per girare palla alla Juve. Chiellini verticalizza. Bene per Chiesa. Si gira Chiesa. Cross di Quadrado. Palla tesa in area di rigore. Svetta ancora un gigantesco del secondo tempo. Sempre 1-0 per il Milan. Salemakers. Calabria, Calhanoglu, il pallone sporcato da McKennie, riconquistato dalla Juve, c'è anche fallo, calcio di punizione per la Juve. Tra le linee Rebic che va al tiro, palla in rete, splendido gol, abbacinante Rebic, 2-0 del Milan. Altro gol stupendo, di interno piede, tiro a giro all'incrocio dei pali, qui Szczęsny non accenna neanche alla parata, non ci sarebbe potuto arrivare. Accentra Alessandro, palla al limite, l'attacco di Dybala, si gira Morata, serve in particolare il movimento di Kier, cerca il danese che viene anticipato e palla in rete per il 3-0 del Milan con Tomori. Clamoroso risultato allo Stadium, clamoroso risultato, ma per come ha gestito la partita il Milan assolutamente merita di vincerla, perché la Serve in particolare il movimento di Kier, cerca il danese che viene anticipato e palla in rete per il 3-0 del Milan con Tomori. Clamoroso risultato allo Stadium. Clamoroso risultato, ma per come ha gestito la partita.